Cari amici, ben ritrovati e buona pallavolo a tutti. È il penultimo appuntamento di questa stagione per parlare di tutto quello che accade sotto rete. E lo facciamo con due cari amici, due protagonisti della pallavolo di ieri, ma anche di oggi, vale a dire Henriette Wersing, nuovo direttore sportivo della Teodoro Ravenna, pluricampionessa per tanti anni, che ha scritto pagine importanti della nostra pallavolo, e poi avremo Daniele Sottile, come diventare protagonisti del campionato di Super. Insomma, sono molto contento di parlare con loro. Nazionale, campionato, insomma, ricordi, tutto quello che ci riguarda, cercheremo di affrontarlo. Questa è Riet. Buonasera Riet, come stai? Buonasera, buonasera. Bene, bene, bene. Accaldata, ma Direi penso che tutti. che è un problema abbastanza comune. Beh, è il primo giorno d'estate, scusa Riet, non vorrei mica metterti il piumino, no? Infatti, guarda quanta luce c'è ancora fuori. Dove sei di bello? Io sono a Cervia, sono a casa a Cervia, che è un posto che tu conosci molto bene, che ci siamo visti per l'ultima volta proprio qui a Cervia, ti ricordi? Spettacolo, spettacolo Riet, voglio tornare immediatamente lì, dai, voglio dire. Bella l'idea di scegliere di vivere al mare, bella, mi piace molto, brava. Ma ti dico la verità, l'avevamo presa la casa quando io giocavo ancora a Modena e quindi 96-97, ma doveva essere la casa per il mare, per fare il weekend ogni tanto così. E invece alla fine il destino ha voluto che vivessimo qui. Quando sono tornato a giocare a Ravenna nell'anno 2000, quindi la seconda volta che sono venuta a Ravenna, sono venuta a vivere qui per la prima volta fissa. Poi dopo sono andata a giocare in giro ancora un bel po', però comunque lì avevo capito, sì, questo è il mio posto e quindi si sta bene. Direi che ci sono dei posti dove si sta peggio, Riet, perciò Molto. ottima scelta tua e del mio amico Lorenzo. Salutamelo tanto, dove l'hai messo Lorenzo? L'ho messo a rilassarsi dopo una giornata impegnativa con i ragazzi giovani del basket, quindi adesso si guarda un po' di calcio, mi sa che sta guardando il Danimarca. Ah, ok, guarda tutto, super, super, super sportivo. Io Sì, sì. Sì, concittadino reggiano, perciò voglio dire, hai imparato un po' di dialetto reggiano o no? ma sì, a Maier Keplet. Sì, un pochettino, sì, dai. Sì, Brava, brava. perché ho i suoceri che sono proprio dalla Bassa Reggiana e quindi diciamo che i primi anni facevo fatica anche a capire, poi piano piano ho imparato, poi loro parlano bene italiano naturalmente, però comunque dai, qualcosa ho dovuto imparare. Per forza, poi voglio dire, si mangiano bene i cappelletti, è una roba mitica che hai detto, Sì, perciò. quella lì è Surbir, però, che mio suocero non ne sbaglia una, cioè sempre, quando si mangia i capelletti o Pasqua, Natale, quanto sia, c'è cioè una ciotola così grossa a Surbir, c'è, io Grande, però, io grande, no. grande. Allora, salutiamo anche Fabio Bullo, gli amici che stanno, insomma, che sono con noi. Questa è una chiacchierata così con amici, per gli amici, parliamo di pallavolo, di quello che ci viene in mente, Rietto. Non abbiamo predeterminato niente. Ma scusa, ma cosa sei andato a fare ancora la Teodora? La terza volta la Teodora, adesso cosa fai? Prima schiacciavi, adesso? Prima schiacciava, poi schiacciavo un'altra volta, che però mi serviva un pochino più recupero perché erano passati 10 anni e adesso però ho smesso proprio di schiacciare. Basta, No, di verità, battevi anche forte, devo dire, dico io. sì, a quegli anni lì anche in salto, forse Sì, 2000, forse battevo ancora in salto, sì, è vero. battevi Sì, forte. no, no, ormai sono vecchia, oh, sono vecchia. No, no. Allora, diciamo che io e Lorenzo abbiamo fatto 4 anni a Roma perché lui ha allenato la Stella Azzurra, famoso per il basket, per essere diciamo l'accademia numero uno per il settore giovanile. E io ho deciso di seguirlo per la prima volta, facendo diciamo la moglie, però facevo un po' la turista, diciamo più la turista che la moglie perché a Roma da sé, Da. cioè. A Sì. un certo punto tutti sapevano dove era Roma e che c'era, diciamo, tanto da vedere, quindi me la sono goduta. Poi siamo tornati qui a casa 2 anni fa e mi aveva incuriosita la squadra della 2 femminile,
Perché ho visto chi c'erano tutti nello staff, eccetera, e dei personaggi che ci sono intorno erano tutte persone che conoscevo e quindi ero curiosa. Sono andata a vedere un allenamento, poi un altro, e poi Simone Bendandi Calenava mi ha detto: "Senti, ma se tu la prossima volta vieni un po' in tuta, così ci dai una mano." E diciamo, è nata ancora prima, perché 3 anni fa veniamo a vedere una partita della Stella Azzurra di basket contro Ravenna. E incontro Mauro Fresa e Mauro già mi ha detto: "Oh, quando vuoi, qua posto, il posto c'è." Non sapendo com'era il futuro, diciamo che lì mi ha già fatto un po' pensare: "Ma magari potrei andare a vedere." Quindi ho mandato messaggio a Mauro: "Vado a vedere questo allenamento, poi dopo sono ancora lì." Grande Ariete, ma poi Però soprattutto le persone sorridenti. A me piacciono le persone sorridenti, mi sei sempre stata simpatica dalle prime volte che ti ho vista, perché tu sei sempre stata solare, Ariete. Forte e solare e Grazie. sincera, perciò sono le caratteristiche che mi esaltano. Mi spieghi un Grazie. po', aiutaci un po' a capire il progetto di Ravenna, voglio dire, essere una società unificata, cioè tutti sanno se si dice Teodora Ravenna. Chiunque si mette sull'attenti perché sono 11 scudetti consecutivi, storia della pallavolo, ma storia dello sport, un grande allenatore come Sergio Guerra, grandi giocatrici, tantissimi titoli, molti li hai firmati anche tu, in Europa, nel mondo, insomma un po' tutto quanto. Il progetto che è partito adesso, ce lo illustri un pochettino perché sono curioso, insomma. Allora, è chiaro, adesso in questo momento succedono due cose. Nel futuro giovanile si stanno mettendo insieme due cose per cui dovremmo avere un settore giovanile un pochino più ampliato, perché intanto bisogna cominciare anche dalle radici, no? Quindi sperando che tra qualche anno che riusciamo a creare qualcosa e che tra qualche anno magari viene fuori qualcosa per la prima squadra dal nostro settore giovanile. Questo naturalmente ci vorrà del tempo. E la seconda cosa che sta succedendo è che è nato questo consorzio insieme alla pallavolo maschile. Per ora i due settori giovanili, il nostro settore e quello della maschile, della Robur, e diciamo che sperando che in questo modo riusciamo ad abbassare un po' i costi e magari essere più attraenti per gli sponsor, perché gli sponsor magari hanno, sai, loro comunque giocano in Superlega, hanno deciso di fare Superlega. Mi fa piacere che Zanini ha deciso di venire qui perché è un ottimo allenatore e spero che dopo di lui seguano molti giocatori, diciamo, quindi che il livello può rimanere, perché loro l'anno scorso hanno fatto comunque un buon campionato e noi abbiamo fatto un buon campionato. Quindi questa è la cosa che sta nascendo, e anche qui ci vorrà un po' di tempo perché naturalmente c'è un po' da sondare come si dividono le cose, però per darti un esempio, magari quello che dà le macchine a loro, dà le macchine a noi, magari insieme si riesce a fare qualcosa in più. E quindi magari per il signor Ghetti, che in questo momento, anche se non potrei fare pubblicità, ma è quello che sta dando le Poi, macchine poi, a poi, lui. poi, 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 Se guarda, non no ci abbiamo metti bisogno di il nessun beep. tipo, puoi dire quello che vuoi. Ok, niente beep. No, ma Ok. tranquilla. No, magari per loro è un costo un pochino più basso facendo una cosa, se si ruota, posso pensare ad un utilizzo di pulmini che si possono fare da entrambe le società o da tutte e quattro le società. Quindi, però così ce ne sono molte. Noi dobbiamo fare ancora un paio di riunioni per capire bene come si svolgerà questa cosa qua. Il coordinatore di tutto questo è Giorgio Bottaro. Quindi lui avrà abbastanza da fare perché poi è anche general manager della maschile, quindi diciamo che c'è un bel lavoro da fare. Allora, salutiamo tra l'altro anche Giorgio, sono un vecchissimo amico, insomma, ci conosciamo dai tempi della tua. Lui era un ragazzino, insomma, io ero già grande quando lui era lì al Messaggero Teodora, cioè lui Ma faceva era il mio primo general manager, ti dico anche questo. Quindi quando io sono venuto in Italia, che è la mia prima squadra, effettivamente era l'Olimpia Teodora, lui era insieme a Giuseppe Brusi, diciamo, lui sì, era come un figlio per Giuseppe, naturalmente, perché Giuseppe già allora aveva tanta esperienza da grande capo, ammirato da tutti, e Giorgio ha imparato a bere da lui.
L'altra sera abbiamo fatto una puntata, insomma, di cui abbiamo chiacchierato, come stiamo chiacchierando io e te, con qualche amico di Ravenna per festeggiare i 30 anni sono passati dallo scudetto del Messaggero. C'era anche Peppone Brusi in condizioni straordinarie, un fiume in piena, insomma, senza argini veramente. Insomma, visto che sei tuo marito della Bassa Reggiana, il Po aveva esondato e aveva riempito Immagino, tutta la pianura, una roba meravigliosa. anche perché lui ha passato un inverno abbastanza complicato, per cui adesso che è passato il peggio e l'abbiamo messo fuori dalla gabbia, posso immaginare che aveva bisogno di sfogarsi. È stato uno Insieme spettacolo. all'amico Carlone Gobbi, penso che abbiano parlato e tirato Spettacolo. fuori tante di quelle cose che sono successe. Posso immaginare, ho visto le foto, mi ha fatto molto piacere di vederti in mezzo a loro, bello. Sì, l'altra sera ho parlato poi di Carlo, 80 anni, insomma, con qualche amico a Cesenatico. È stato veramente bello. Allora, ascoltami, cara fanciulla. Innanzitutto, bellissimo il commento di Roberto da Modena, grande appassionato. Henriette, un braccio uguale un cannone, cioè una roba veramente. In effetti, tu tiravi delle belle bombardate. Cioè, ecco, la domanda che ti faccio, te, tu sei stata un po' l'antesignata, quella che ha precorso la fisicità della pallavolo moderna, perché tu allora Henriette eri Wonder Woman, cioè pochissime atlete al mondo avevano la tua fisicità e questo ha fatto la differenza a tuo favore, sicuramente. Sì, proprio, penso che proprio oggi abbiamo fatto un colloquio io e Mauro Frese con il nostro preparatore atletico, è venuto fuori proprio questa cosa qua, che la pallavolo Non lo moderna adesso, sapevo, non lo sapevo. no, ma è incredibile, è che adesso è diventato veramente importante la fisicità, perché diciamo ai miei tempi, i primi tempi soprattutto, c'era molto fantasia. Cioè, se penso alla Manu come giocava ai primi tempi, veloce, si faceva una delle grandi combinazioni. Allora, dimmi te quando hai visto per l'ultima volta una bellissima combinazione ad una squadra. Non si vedono più. A me ti dico la verità, un po' mi dispiace perché la fantasia dei palleggiatori è un po' persa, l'abbiamo un po' persa. E quindi da vedere forse era forse più bello prima. Come fantasia, adesso effettivamente si vede dalla gente che è veramente forte, perché poi è cresciuto moltissimo la conoscenza naturalmente della preparazione, dei discorsi di pesi, perché quando sono andato a giocare in Serie A la prima volta, che era nell'85, erano i primi anni dove si iniziava a fare un po' di pesi, cioè prima non si faceva e quindi era un po' al buio, diciamo, come si fa, come non si fa, eccetera. Se penso come fanno adesso con tutte le statistiche, naturalmente, che molti dati già subito lì, no, è cresciuto molto. Sì, la fisicità, è chiaro che sì, era una delle mie dote. Se penso che poi ero la prima che è attaccata dalla seconda linea, agli europei dell'87 sono stata la prima donna a fare attaccare dalla seconda linea, che l'ho rubata la pipe dal mio amico Zverev. Perché ci allenavamo sempre insieme, loro da un lato ad Amstelveen in Olanda e noi dall'altro, quindi ci guardavamo e quella palla lì piaceva anche a me. Per cui l'abbiamo provato, mi hanno messo fuori dalla ricezione, che allora non si faceva, ma però l'abbiamo fatto, abbiamo cominciato a giocare come nella maschile. E quindi è stato bello. Poi avevo ancora una seconda linea, dal posto 5 attaccavo io seconda linea, anche quella adesso ormai non si vede più. Ma chi la fa? Nessuno la fa, nessuno la fa, nessuno la fa. Allora, devo dire che stiamo ripercorrendo storie recenti della pallavolo, perché quello cui fa riferimento Henriette è ieri l'altro, cioè non è 1918, cioè è ieri l'altro, perciò è la pallavolo che ha fatto veramente tanti, tanti passi avanti. Salutiamo il dottor Biondini, ciao Diego, bellissima. La Henriette tirava delle super cannelle, che è proprio una roba modenese che però rende l'idea. Era una cannella. È vero, la parola la conosco. Una bella calella. Se senti un olandese che parla il dialetto emiliano, io veramente quasi quasi ti faccio la ola da solo, una roba veramente fantastica. Grazie. Ascoltami, non ti ho chiesto una roba, ma il Palasport nuovo a Ravenna?
È un tasto un pochino dolente, Come dolente? diciamo. No, c'è, lo fanno, no? Lo No, lo fanno. sanno, hanno ricominciato, sono stati fermi i Ah. lavori, però hanno ricominciato. Ok. Quindi Quando è pronto? io non lo so. Non te Ah. lo so dire, io vorrei poterti promettere qualcosa, ma è chiaro che l'idea è che ci andiamo dentro noi, perché lo stanno facendo per quello, un Esatto. bel palazzetto di fronte a Palla di Andrè, quindi tutto, e poi anche Palla Costa lì vicino, però Palla Costa naturalmente per la maschile è troppo piccola, quindi Palla di Andrè ci sono tante volte degli altri eventi e quindi io spero che facciano presto. Ok, speriamo anche noi, no, voglio dire. Ah, certo. So che il sindaco si è impegnato anche affinché la squadra maschile giocasse la Superlega, Sì, proprio in prospettiva anche per la sport, perciò, esatto. giusto? Sì, giustissimo, giustissimo. È stata un'idea sua, infatti è stato proprio, non voglio dire che palazzetto proprio suo, però lui è quello che ci ha messo più voce su questa cosa qua, sì. Sono molto contento perché comunque Ravenna è una città che vive di pallavolo da sempre, insomma, il maschile e il femminile. Tra l'altro, i primi scudetti del maschile negli anni 40 non eravamo ancora nati, né io né te che sei No, molto per fortuna no. sono stati firmati Ravenna e appunto il Palasport, cui hai fatto riferimento, vecchio palazzetto del CONI degli anni 60, è titolato dal professor Costa, che è stato uno dei padri della pallavolo italiana. I tre padri erano Costa, Ravennate, Anderlini Modenese, Del Chicca Parmigiano. Così hai fatto un minimo di storia anche della nostra pallavolista che sai tanto e che parli, come sottolineano, benissimo la nostra lingua. Io Grazie. sono olandese, sono un po' in difficoltà, perciò stasera non dico una parola, anche perché con tutte quelle gutturali che avete sarei È veramente. vero, è vero. Però c'è di peggio perché ieri ho sentito l'intervista di Kier in danese e io come olandese che sappiamo di avere qualcosa in comune nella lingua non ho capito niente. Secondo me è peggio, quello lì. Secondo me è la peggior lingua dell'Europa, voglio dire. Non so se è danese o serbo, non lo so. Adesso dobbiamo chiedere. Beh, è una bella lotta, è vero. Ma infatti ti dico questa. Il fratello di Nicola, Vladimir, quando è arrivato in Italia a Padova tanti anni fa, dopo 2 mesi sono andato a intervistarlo e parlava benissimo l'italiano. Gli ho detto, complimenti, parli italiano, come fai? E lui mi ha detto, hai mai parlato il serbo? Se uno parla serbo, parla con lui. No, Infatti, i serbi croati parlano 5, 6, 7 lingue distintamente, voi 3 o 4 tranquillamente. Fuori la verità, Henriette, arrivi in Italia ieri l'altro, avresti immaginato che saresti diventata italiana? no, ma infatti non lo sono, non lo Oh, sono. italiana non come cittadinanza, No, la finezza della fanciulla, sei Beh, ti italiana. dico che il cuore è metà arancione e metà azzurra, cioè davvero, cioè, ma soprattutto io ho sempre avuto il debole per l'Emilia-Romagna. Cioè, secondo me, cioè, ho girato abbastanza l'Italia, però come ci sta in Romagna, finora non si sta da nessuna parte e quindi già quello. E io a volte mi dimentico di non essere italiana, sai? A volte dico, perché quando dicono gli italiani qua, gli italiani là, cioè, io faccio parte di quel gruppo lì, è chiaro. Poi oggi ho visto il secondo tempo dell'Olanda contro la Nord Macedonia e lì di colpo divento arancione, questo è chiaro. Infatti la gente comincia già a dire, perché è già successo, cosa succede se si trovano per esempio in finale l'Italia o l'Olanda? Intanto mi auguro che sia quella la finale, però dopo ci mettiamo uno di là e uno di là in azzurro e in arancione e poi dopo è già successo, solo che l'ultima volta abbiamo perso noi e avete vinto voi perché noi abbiamo sbagliato il rigore, quindi però io ero con la maglia arancione e lui con quella azzurra. Dai, ci sta, è bello, dai, voglio dire, è bello. No, però io mi sento abbastanza italiana, è vero, è vero. Ascoltami, aiutami a capire cosa succede alla pallavolo olandese, che ha vissuto un momento fantastico. Direi di ricordarmi qualcosa negli anni 90, ma qualcosa, non tutto, perché non mi ricordo né Barcellona né Atlanta, quelle due partite lì non me le ricordo, però Vuoi che ti rinfresco la memoria? no, non dirmi niente, Ok, Riet, però, ok. ok, però cosa succede? Soprattutto alla maschile? E la femminile, come andiamo? Spiegami com'è il movimento in Olanda, che sono curioso. Dunque, qualcune delle vecchie, che poi non sono così vecchie, hanno chiesto riposo. E qualcuno credo che, perché sai, i campionati adesso sono molto più lunghi. Io credo che
i calendari sono troppo pieni per le ragazze, perché fisicamente si fa fatica. È chiaro, per esempio, guarda nel basket che adesso Bellinelli non ce la fa a fare la qualificazione olimpica e la gente si arrabbia, ma è stato insultato in modo per Sì. me incredibile. E io dico, ma la gente non lo capisce, non è che tu sei un prodotto e quindi io pago per il biglietto e tu devi giocare. Fisicamente, ma anche mentalmente, arrivi a un certo punto che non ce la fai più, perché poi, oltre a tutta la gestione della pressione che c'hai sempre addosso, soprattutto se tu da straniere e gli olandesi giocano tutte all'estero e per molti anni hai questa pressione, fai fatica. Per esempio, la mia amica Sluches, che adesso ha smesso, non ce l'ha fatta più, ha fatto con Giovanni Guidetti, ha vinto tutto quello che poteva vincere, con la nazionale ha giocato per tanti anni a un livello molto alto. Però ha qualche problema a casa della mamma che purtroppo è malata da tanto tempo, sta in carrozzina e lei per un tot di mesi è stata dietro a sua mamma e ha capito che forse quella è una cosa più importante in questo momento della vita perché si vede che quando era a casa non è più venuto questo brivido da quando pensa alla pallavolo, le farfalline sono finite. Quindi questa è stata la prima. Poi piano piano qualcun altro secondo me ha cominciato a pensare e ha chiesto un po' di riposo. Poi per fortuna, per esempio, la De Cruyff, quella che è di Conegliano, lei tornerà, però anche lei tanto tempo su un livello altissimo, poi anni lunghissimi. Io lo capisco, poi prossimo anno i mondiali pallavolo femminile sono in Olanda e quindi che cosa succede? Che qualcuno si sta risparmiando per il prossimo anno, secondo me il vecchio gruppo vuole fare un ultimo anno molto bello finendo con un mondiale fatto bene in casa. Poi hanno cominciato da qualche anno con una specie di talent team, come lo chiamiamo, una specie di club Italia, però in Olanda abbiamo diciamo come si dice, una volta c'era la Sportiglia, noi ce l'abbiamo una cosa così in Olanda, ad Arnhem, e lì ci sono quattro talent team, i più giovani, poi i meno giovani, maschile e femminile. E quelli che sono under 21 hanno firmato tutti e stanno tutti lì fermi quest'anno, quindi nessuno di quelli che sono state a Rimini adesso vengono qui, di quelli più giovani. Finiscono di crescere, poi dopo dal 2022 penso che le vedremo un po' in giro, soprattutto qua in Italia, qualcuno di loro. Quindi stanno un po' ringiovanendo e un po' risparmiando la vecchia guardia per fare una cosa bella, sperano, prossimo anno ai mondiali in casa. A proposito di futuro, quasi sicuro che gli europei maschili fra 2 anni si giocheranno in Italia con la finale a Bologna. Diamo qualche anticipazione, Henriette, perché così... Bello, Bello, eh? Bologna, bella piazza calda, quindi bello, Bello. bello, sono Andiamo a contenta. vedere insieme, Henriette, le partite. Andiamo a vedere insieme. Magari, magari, magari. Ascoltami allora, Ravenna, Modena, Bergamo, Napoli, Vicenza, Jesi, Reggio Emilia... Las Palmas. La Spalmas, esatto, per finire. Dove sei stata meglio? Hai detto Ravenna escluso, dai, perché hai detto Ravenna e mi trovo bene. Beh. Io sono sempre stata una e per questo che di solito i procuratori amano gli olandesi perché causano pochi problemi, perché si adattano molto facilmente al posto dove stanno. Sì, io ho fatto 3 anni a Ravenna, ne ho fatto 4 a Modena, ma mio marito ha continuato a fare altri 4 anni a Modena, quindi sono 8 anni di casa a Modena, quindi anche Modena per me è un posto speciale, è chiaro. E tant'è che ancora c'ho il commercialista lì perché mi serviva la scusa ogni tanto per andare a Modena perché mi piace. Poi naturalmente a Bergamo che abbiamo vinto, quindi anche a Bergamo sono tutti posti anche storici della pallavolo. Modena e Ravenna naturalmente prima di tutti, però e poi c'è Bergamo per quello che ha vinto. Sono alle Canarie che poi è stato l'ultimo anno, naturalmente è un posto favoloso. L'anno che c'ero io c'erano Di vacanza. vacanza no, però diciamo Lorenzo, mio marito, ha scelto di mollare tutto qui e di venire con me. Lui si era inserito nel basket e io naturalmente ero lì. Quell'anno lì c'erano due squadre di pallavolo e di basket
di A1, maschile e femminile, che tutti e quattro giocavamo anche Champions League, quindi un anno di altissimo livello, molto divertente. Lui si era inserito lì, quindi comunque sì, il giorno libero andavo in spiaggia, comunque a volte tornavo dalla trasferta, perché comunque c'era da farsi un aereo, cioè, non so quante ore di aereo abbiamo fatto, perché ovunque vai a giocare in Spagna, te devi andare a prendere l'aereo. Tornavo, lui era pronto con la macchina, con lo zaino già preparato prima di partire, con il costume da bagno, eccetera, e andavamo neanche a casa, ma direttamente verso sud dell'isola, dove c'erano sempre 5 gradi in più rispetto a dove stavo io nella capitale. E quindi sì, no, è stato un bel anno, è stato un bel Ma anno, va, ma ma va, ma va. è stata una scelta fatta anche apposta, comunque. Vabbè, Però se no immagino. è stato bello, è stato bello. Immagino. Ascolta, è meglio giocare o farla dirigente? Perché tu hai fatto anche il DS a Iese, hai fatto la team manager della nazionale, adesso fai la DS a Ravenna. Meglio giocare? Cosa consigli alle Meglio. giovani? Giocate finché potete. Tra l'altro, Serena Sì, a Ortolani, vedo qua, insomma, tutti, ecco, continua a giocare. lo dico. All'Ortolani, che avrebbe smesso di recente, abbiamo fatto una chiacchierata come con te, con tante amiche, ha detto smetto, smetto, poi invece è andato a giocare, perciò anche lei non si smette mai, è dura smettere, è meglio giocare dirigente. Anch'io avevo detto tante volte, l'ultimo anno, e poi invece. Ma io ho smesso che avevo quasi 39 anni, quindi penso di aver sfruttato abbastanza. È Sì. che io non, ma io non volevo smettere, è che fisicamente non ce la facevo più. E io ho deciso di non far calare il livello mio, perché secondo me ti devono ricordare per quello che hai fatto prima. E se te dopo continui a giocare, ma non riesci più a rendere perché fisicamente non ce la fai più, e la gente magari dice: oh, poverino, era meglio se smetteva. Io volevo evitare tutto questo. Comunque, sta di fatto È arrivato che nell'età ancora da protagonista, Riet, complimenti. Dopo arriva Sottile che gioca più di 40 anni ancora, è andato a Civitanova, per voglio dire, è andato in e fa Italia. bene, e dovrebbe, infatti, non ho risposto alla tua domanda, è molto meglio giocare. Uno, Ok. perché ti sfoghi. Due, perché sono tempi che lo fai per un tot di anni, dopo non torna mai più. E tre, c'è un altro tipo di stress, che quel stress lì è più sano di questo stress che c'è adesso, però, perché almeno se volevi, arrivavi a casa e pensavi poco a quelle che c'era da fare, ai programmi da fare, ai giocatrici da comprare, ai palazzetti, eccetera. Naturalmente io pensavo lo stesso alla pallavolo, ma questo dipende da persona a persona. C'è anche chi viene a casa, chiude la porta e non pensa più a niente. Beati loro, io non sono mai riuscita, però forse anche per quelle che ho giocato fino a così tanto tempo, non lo so, È così, però è sì, così. giocate finché potete, davvero, Brava, davvero. concordo. Ma anche nel lavoro, così c'è chi come me si porta a casa i problemi, chi li lascia in ufficio o dove lavora. Questo dipende Certo, dalle persone. Ma è certo. meglio, attenta, è meglio giocare, fare il dirigente o commentare le partite in TV come abbiamo fatto No, insieme? fare dirigente. Mi sono divertita molto a commentare le partite, soprattutto con voi che eravamo a Reggio Calabria, è stata una settimana fantastica. Però devi sempre stare attenta a quelle che dici, non ti puoi sbilanciare, non puoi dire davvero, far vedere se tifi per uno o per l'altro, e No, quindi. vietato, vietato, Henriette, vietato. Esatto. In più, essendo non di madrelingua, naturalmente italiana, io dovevo stare molto attenta a come parlavo. Adesso sono passati un po' di anni, quindi sono anche migliorata forse nella lingua, però è chiaro che sì, c'è da stare un pochino più attenti. Qui c'è da stare attenti a altre cose, ai giornalisti soprattutto. Razza strana, salutiamo Ida Taurisano che ci saluta. Ciao Ida, speriamo di Grazie, riprenderti ciao un giorno. Ingia. Grande, grande giocatrice, si fa l'allenatrice. Perché Grande non hai mai fatto l'allenatrice tu, Henriette? Perché? allenatrice. No, no, ho fatto anche quello. Come Dove? no? Dove? Allora, ho fatto da team manager nella nazionale olandese, ma quando finivo i miei compiti passavo come assistente, quindi Ah, questo non lo sapevo. Sì, sì, l'allenatrice. nel 2005 ero anche assistente allenatore insieme al papà di Anne Bausch, quella che sta da noi nella nazionale. Suo papà è un grande allenatore, anche lui un ex giocatore. E insieme abbiamo fatto l'assistente a Selinger, quindi poi sì, ho allenato un po' così, però avevo capito, cioè, anche avendo la tesserina, ho capito che non era il mio mestiere. E poi dai, due allenatori in casa non si possono vedere, non va bene, non va No, bene. no, 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 Dovevo per forza accademico. scegliere un'altra categoria. Ecco, brava, brava. Allora,
Ascoltami, 297 partite in nazionale, ho guardato oggi su Wikipedia, sono tante 200 partite. L'argento agli europei del 91 in Italia, è stata premiata miglior schiacciatrice, oro all'europeo del 95 da capitana, che bella soddisfazione questa qui, eh? Dove avete vinto questi europei? Ad Arnhem, in Olanda. Casa, perciò Però casa. ti devo fare una precisione, perché è un errore che non so chi ha fatto quella pagina lì su Wikipedia. Io non ero la capitana, lo Ah, era allora correggiamo. la... Ho letto su No, Wikipedia. sì, infatti è sbagliato. Io non Chi so era? chi l'ha più scritto. La Sinda Boersma era la Ok, capitana. perfetto. Ok. La Boersma. Cioè, ah, Sì. perché chi ha scritto ha visto due bionde e ha detto, vabbè, tanto bionde, bionde era, Ah, ma bionde fu. non so perché, ma anche su altri posti l'avevo già visto che lo scrivevano spesso, però io nella nazionale lì non ero io la capitana, Sei per quella che cui... schiacciava più forte, però dai, lo dico questo qui sicuro, dai, quello lì. Che bello vincere l'Europeo in casa, Henriette. ma è una cosa indescrivibile, perché poi cioè, quel pubblico lì penso che ci abbia trascinato ad avere un livello stratosferico, e soprattutto quell'atmosfera lì è unica, perché te ti senti uno quel pubblico. Io, è come quando abbiamo vinto la Coppa Campioni in casa a Ravenna. Io, cioè, quando tu vinci una cosa così importante in casa, penso che non c'è prezzo, proprio non c'è cosa più bella che esiste. Quindi sì. Ti volevo chiedere, Henriette, cosa pensi del campionato italiano di A1? Poi parliamo dell'A2, perché devo farti una domanda sulla A2. Com'è il livello, a parte le due o tre squadre, insomma, complessivo intendo, perché sennò se uno mi dice, guarda, Conegliano è la più forte del mondo, è la più forte, ha vinto tutto l'anno, questa stagione. Novara è una grande squadra, ha fatto un grande investimento. Cosa pensi del campionato di A1, tu che lo conosci benissimo, ne sei stata protagonista, sei una molto attenta, segue la pallavolo in ogni dettaglio, è il più forte del mondo davvero? È giusto che vengano qui le straniere più forti? Siamo tornati a dominare il mondo? Cosa pensi? Sì, penso proprio di sì. Naturalmente abbiamo passato un po' di anni dove la gente andava via, era un conto corrente, la gente andava in Azerbaijan, in Russia, in Turchia. Allora, la Turchia ancora è un livello forse pari al nostro, il nostro forse è un pochino più largo, cioè lasciamo stare Conegliano, Novara forse una spanna sopra le altre, Conegliano soprattutto. Le altre però credo che possono competere ma molto bene con il campionato turco, quindi penso che noi abbiamo più squadre di un livello più alto, perché anche in Turchia c'è abbastanza differenza, ci sono alcune squadre in A1 lì che non sono proprio al top come i primi. Sì, è cambiato. La Russia, ho sentito parecchi giocatrici che stanno dicendo che lì anche a livello di allenamento non è così organizzato come noi. Noi abbiamo una cosa bellissima, perché noi abbiamo veramente tanti e sono troppi allenatori bravi italiani. Infatti sono costretti ad andare all'estero e vanno a migliorare le altre che... Non dovremmo farlo, ma non abbiamo posto per tutti questi bravi che ci sono in giro, perché basta guardare in giro, sia maschile che femminile. Ogni tanto sulla Gazzetta dello Sport mettono tutti i nomi di chi sono all'estero, ma ti spaventi, è una cosa incredibile. Ed è bello, vuol dire che qui si impara, cioè la base è buonissima, quindi io spero che non arriviamo più a quegli anni che la gente va all'estero. È chiaro che se ci sono soldi, la gente sceglie spesso per i soldi, che sia una cosa giusta o non giusta, non sta a me a giudicare. Però è un peccato che, per esempio, per 5 anni la gente è andata in Azerbaijan, e adesso la nazionale fa veramente fatica a mettersi un livello, ed è sparito tutto, perché hanno smesso di dare soldi nella pallavolo ed è finito tutto. E allora che senso ha? Non ha senso, non ha Niente, senso per me. non ha senso per Quindi, niente. no. Hai parlato di allenatori che vanno all'estero, l'ultimo, tra l'altro, proprio quello di Ravenna, Marco Bonita, che è andato a Holstein in Polonia. Ti volevo chiedere una cosa sul campionato di Serie 2. Cosa ne pensi e cosa pensi del fatto che sia stato richiesto di introdurre la seconda straniera? Non passa, Allora, non dovrebbe passare da quello che mi ho risulta. sentito anch'io oggi che probabilmente stanno dicendo di no.
Allora, è un po' un doppio senso. Vogliono ampliare il campionato di A2, quindi con più squadre. Se tu però non metti una seconda straniera, devi avere abbastanza giocatrici per riempire le squadre, però, altrimenti vengono su molte giocatrici della Serie B e quindi il livello si abbassa. Dopodiché già c'è molta differenza in livello tra la 1 e la 2. Molta, perché molte squadre che vanno su, se non fanno degli acquisti, vengono giù subito ed è da tanti anni che c'è questo gap, diciamo, tra la 1 e la 2. È chiaro che se noi avremo nel nostro nuovo A2 molte giocatrici della Serie B, il livello si abbassa ulteriormente. E quindi io non so se è una cosa buona di chiudere alla seconda straniera, non so neanche il motivo per cui non vogliono farla passare, non so se è perché dopo hanno paura che l'italiano non giocano oppure è un discorso economico, io non ho ben capito queste cose qua, io speravo invece che passasse perché secondo me si alza solo un po' il livello del campionato. Comunque, penso che come sempre quando si prendono decisioni sia un mix di tutte le considerazioni Sì, che tu hai fatto. Però, insomma, proprio. pare abbastanza risoluto il Consiglio federale cui compete la decisione non farla passare. Ultima osservazione. Allora, guardo al netto di Wikipedia e dei ricordi, perché sai, diventando vecchi qualcosa si sbiadisce. In Italia hai vinto lo Scudetto a Bergamo, la Coppa Italia nel 98, una Supercoppa, Mondiale per Club a Ravenna, miglior schiacciatrice. Poi la Coppa dei Campioni, cui hai fatto riferimento, sei stata premiata tra l'altro miglior straniera in quel 92. Schiacciavi, mamma mia, mamma mia. Cioè, io ti ricordo molto bene: una Challenge Cup, tre Coppe delle Coppe, una Supercoppa europea. Hai vinto il giusto, hai vinto poco, hai vinto quello che ti aspettavi. Com'è il tuo palmarès? Ma quelle che ti aspettavi, io, se dire la verità, quando sono venuto qui, io non mi aspettavo niente. Io non mi aspettavo che dopo 3 mesi che sono andato a giocare in Serie A, che mi invitassero per la nazionale. Questo è uno. Io non ho mai avuto, non ho mai guardato avanti e non ho mai avuto quelle che hanno molte giocatrici adesso. Io voglio andare in nazionale, io voglio diventare la migliore. Sono sempre stato con i piedi per terra e diciamo, lavorando duramente, pensando che volevo migliorarmi, e questa è parte di me. Voglio sempre migliorare in tutto quello che faccio. Avrei forse, è un discorso che ho fatto con l'Alessandra Zambelli, che ci vedevamo a Roma, perché anche lei viveva a Roma, che tra l'altro lei torna a vivere qui a Ravenna, e Ah sì? quindi sì, torna anche lei, quindi spero che ci vediamo un po' più spesso. Invece a Roma ci frequentavamo, io mi ricordo che un giorno a lei io ho detto, ma sai, se fosse stata più stronza, scusa la parola, Sta? magari avrei vinto di più. E lei mi ha detto, sì, però forse non eri così, è brutto da dire, non voglio dirlo, però lei sono le sue parole che ha detto, forse non eri così amata come sei adesso, e quindi ti rimangono più amicizie adesso da non stronza che forse come stronza. Cioè, quello sì, ma magari sì, forse a volte sono stato magari troppo generosa in alcune cose, però. Va bene così, va bene così. Ho vinto tanto e mi sono soprattutto divertita tanto. E non credo che avrei voluto cambiare delle cose. Forse l'unica cosa che mi dispiace molto è che non ci siamo qualificati per l'Olimpiade di Sydney a causa di una perdita di un set di troppo. Forse quella è l'unica cosa che avrei voluto chiudere la nazionale lì, all'Olimpiade di Sydney. Questo mi era dispiaciuto veramente tanto. Per il resto sono molto felice di. Sì, è chiaro che se perdi 4 finali scudetto, ti brucia. E anche, però adesso l'ho messo lì, so, è andato così, mi dispiace, avrei voluto vincere un po' di più, sì, potuto forse, però sono molto felice di quelle che ho fatto. Quindi grazie a tutte, ottime compagne, naturalmente, e ottimi allenatori. Allora, salutiamo tutti quelli che ci stanno salutando. Tra l'altro, prima è arrivata anche Paola Wesho, perciò voglio dire, sono molto contento. Sai che ormai non ci sono più confini. Grazie ai social Bello. è facile Anch'io salutare vorrei tutti. Ho salutare tutti perché fa piacere. visto adesso Baretto,
grande libro, insomma, il volley è una grande famiglia. Devo dire che sottolineo quello e sottoscrivo quello che ha detto Razzambelli, perché tu eri una giocatrice che fisicamente potevi anche importi, però eri sempre sorridente, se non eri aggressiva in campo nei confronti degli avversari. Io non ti ho mai visto tale, insomma, perché poi io, sai, ho commentato un po' di partite, vi guardavo da vicino e guardavo comportamenti, che non ero solo palla dentro e palla fuori, ma cercavo di capire anche sotto rete quello che succedeva. Devo dirti che io mi ricordo sempre di una Versing molto corretta, sempre, e infatti ha detto bene la Zambelli, adesso hai tante amiche e tanti amici in giro per l'Italia. L'ultima cosa, cara Henriette, l'Italia è qui, mettiti la maglia azzurra, non quella orange, metti quella azzurra e parla da grande schiacciatrice, la vince medaglia d'oro all'Olimpiade? Domandona, per chiudere. Questo non me l'aspettavo, potevi dirmelo prima. Guarda, la concorrenza è molto grande, ti dico questo, non sarà facile. Penso che abbiano la possibilità, quello sì, ma non sarà facile perché ci sono squadre come il Brasile, che è molto forte, secondo me. L'America, quando conta, c'è sempre. Sicuramente mi dimentico qualcuno, non ho ben capito adesso come sono messe le russe, quindi non lo so bene, però credo che nei primi tre io penso che almeno una medaglia potrebbero portare a casa, quello sì, però è una pressione che spero che non se la mettono troppo perché altrimenti potrebbe anche essere complicata il discorso. I mezzi ci sono, le giocatrici ci sono, a me piace molto la squadra italiana, quindi credo che abbiano una buona chance, che sia argento, bronzo o oro, io mi auguro l'ultimo, diciamo così. Ora, guarda, io chiudo con i tre commenti che ti ha fatto Elisa Fabbroni, grande amica, grande atleta e bellissima persona. Direi che ti ha fotografato perfettamente per È quello proprio una mia amica, che eh? è. Cara Riete, è stato un piacere. Ci vediamo a Cervia, sai dove? Tanto lo possiamo dire da Sì, Fantini, perché tanto sì. lì ci troviamo, lì è il centro del mondo pallavolistico e sportivo. Arriverò a luglio, il 30 di luglio ci sarà una grande festa, un convegno, vieni, parleremo con tanti amici di pallavolo e di sport ad altissimo livello, ci saranno super personaggi, perciò insomma, vieni, ci vediamo lì, facendo due chiacchiere con grande Molto piacere. volentieri, molto volentieri. Salutami tanto Lorenzo, mi raccomando, trattami bene il Reggiano e di casa. Alla grande, sì, sta bene, ragazzi. Quando ci troviamo parliamo 3 minuti in dialetto, solo 3 minuti, per il resto andiamo Lo avanti. facciamo. Prometto che imparo anche 3 o 4 parole di olandese, così ti stupisco un pochettino. Sì, va bene, te lo insegno io, dai, Ti facciamo insieme. faccio 2 o 3 grattugiate che non capisco neanche cosa dico, ma ci sta, no? Basta all'aeroporto di Amsterdam, no? Schiphol, Schiphol. Lorenzo l'ha imparato, lo puoi imparare anche te. No, 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 no. Dimmi Olof van der Mühlen, come si dice, dai. Oppure dimmi un... Olof van der Meulen. Ecco, buonanotte, già, se io avessi detto così in televisione, ma chi mi capiva, prendevo del rimbambito, Ariete, c'erano dei giocatori. Dimmi questo e chiudiamo con questo, perché chi ci segue tanto... Allora, io la dico all'italiana, tu dimmi come si chiama, Guido Gorzen. Guido Hürzen. Buonanotte, arrivederci. A parte il fatto che non sarei neanche riuscito a dirlo, ma se io l'avessi pronunciato così, Ariete, chi mi avrebbe capito? Ma invece sarebbe bello se invece chi commenta si informa sulla pronuncia vera di Lo tante. sapevo, Riet, io mi informavo perché vedi che so che Non sono riuscivi a contento. dirlo. No, ma non potevo, cioè nessuno avrebbe capito nulla, però la prossima telecronaca le faremo così, voglio dire, imparerò tutto l'olandese e le faremo insieme, cara Va Riet. bene, dai, faremo un corso. Buone vacanze, un bacio Saluto a grande. Totile e ci vediamo a Cervia. Grazie dell'invito e saluto a tutti quelli che ci ascoltano. L'intervista rimane ovviamente viva su dallarivoli.com, sui social e anche su Sport TV, perché voglio dire, sai, adesso c'è un modo nuovo di comunicare e perciò le piattaforme ci consentono di essere sempre attivi. Ciao Henriette, un bacio Ciao. grandissimo e ci Ciao ciao. sentiamo presto. Ciao, ciao, buone vacanze, buona pallavolo, Henriette Ersing.